Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Quest'oggi faccio un video un po' diverso dal solito e da un po' che volevo farlo. Si parla di 5 cose che secondo me sono indispensabili per diventare doppiatore e che non tutti, secondo me, possono diventare doppiatori. Molti vi diranno di sì e continua così porti ancora soldi a noi. Ma no, secondo me non è così. Per chi mi segue su Instagram sa che ho fatto un incidente con la macchina, sto benissimo tranquilli, mi rode solo il culo che devo metterla a posto e che quindi, soldini. Per questo appunto mi vedete ancora un po' più, sto ritornando ad essere un po' barbone, puzzone, schifoso, bastardo. Comunista. Farì dagli italiani la parola comunista, no? Vai, vedete. Sono 5 punti appunto che molte persone... o per comodità, perché magari appunto gli portate soldi alla loro scuola, o perché non mettono in conto perché non le hanno mai affrontate queste cose, non sanno che sono indispensabili per diventare doppiatore. Passiamo al primo punto. Ragazzi, per diventare... muoio. Ragazzi, per diventare doppiatore, ci serve il tempo. Tempo per studiare, tempo per stare davanti agli studi, e questo tempo non lo si può avere se fate altro. Quindi... la prima cosa vuol dire che non dovete fare un cazzo. Già, è difficile? Sì, perché molte persone non hanno una base economica che glielo permette. E purtroppo, ragazzi, è così. O fate questo o campate, in un certo senso. È brutto, ma è così. Io, per dirvi... non navigo nell'oro. Io ho l'unica fortuna che non ho spese tranne quelle della macchina. E quindi negli anni mi sono messo da parte i soldi. E quindi la macchina me la campo con i miei risparmi. E naturalmente ogni tanto quando so che ne so, gli studi chiudono tipo ad agosto. Oppure quando so che non c'è un periodo buono in cui andare... vado a fare dei lavoretti così da rimpolpare quei risparmi e da avere sempre la macchina pronta per andare fuori di studi. E per di più, anche dal punto di vista economico, so quanto è difficile perché anche i corsi non costano poco. Questo lavoro è fatto per persone che comunque stanno al mio livello in su di economia. Cioè, il minimo che potete sperare è quello che dico io. Poi, per carità, ci sono anche... uno su un milione di quelli lì che magari riescono anche a lavorarci e poi c'hanno proprio il buco di culo che passano una volta davanti allo studio e beccano proprio l'occasione. Per carità, esistono. Però queste sono cose che comunque bisogna lasciare al caso. Io mi auguro che vi capitino, ma è molto difficile. Io vi parlo in base alla statistica, diciamo, della maggior parte dei casi, ok? Quindi purtroppo, primo punto, ragazzi, vi serve tempo. Il secondo punto è assolutamente il talento. Ragazzi, per fare questo lavoro non è vero che può farlo chiunque. Devi essere portato. Devi essere portato. Io sono dell'idea che un attore ci si nasce, non ci si diventa. Perlomeno quello bravo, poi vediamo. Però comunque, non è che sto dicendo che tutti quanti nasciamo già attori fatti belli e buoni. Solo sto dicendo che c'è un talento dentro di noi alla nascita che viene sviluppato. Ad alcuni è già più evidente all'inizio, ad altri non è tanto evidente all'inizio. Però se sono 50 anni che stai provando a diventare un attore e ancora non l'hai trovato... questo talento, quanto vuoi ancora scavare a fondo? Terzo punto, il carattere. Ragazzi, potete essere anche l'attore più bravo del mondo, ma se non avete le palle quadre in questo cazzo di mondo di merda, ok? Vi si mangiano e vi si ricagano. Voi pensate, una persona timida, ok? Una persona anche insicura, che fa step by step proprio, passo dopo passo per anni, molteplici miglioramenti, ok? Sta lì, si sente e dice sono brava, forse, perché è insicuro. Sono bravo, forse, ma non lo so. Comunque, che va davanti a un direttore e per la prima volta vanno lì e gli dicono: mi scusi, ma non è che posso assistere, magari, non è che posso essere ascoltato con una voce bassa. E il direttore gli fa:
No. Oppure, e tu che cazzo sei? Vabbè, comunque. Questo, a parte i direttori magari che sono certe volte un po' maleducati, però anche se trovi semplicemente uno che ti dice guarda, mi dispiace, ma no, quella persona è insicura. Io le conosco, le persone insicure, ne conosco un botto. Se spara, dopo un no, si spara. Ecco, io ragazzi, sapete quanti no ho ricevuto? Non lo so, però penso di essere arrivato perlomeno a un migliaio. Anche io, che comunque sono una persona che viene da una sicurezza molto ampia, chiedetelo a chi mi conosce, io sono sempre stato uno che non ha mai avuto problemi a mettersi in mostra. Anche a scuola di doppiaggio, quando era, io non mi sono mai parato, ho sempre detto quello che cazzo pensavo, senza problemi, davanti a chiunque. Molti tipo stanno lì. Così, tipo, e niente, non riescono neanche più a parlare, a fare. Che cazzo vuol dire? Io ho pagato, comunque adesso Luca è qui con me, mi deve fare da insegnante e quindi faccio il corso con lui. Non è che comunque ci scherzo, è una persona anche lui. Ragazzi, sono persone anche loro, ok? Non sono microfoni con le gambe, porco. Comunque, quello che vi dico è che purtroppo dovete avere le palle quadre. Ci vuole avere davvero i coglioni d'acciaio. Ok? Cioè, tipo i coglioni di Bedrock. Anche se sei quello più sicuro di tutti, dopo il millesimo no, dopo un po' te le fai anche tu, cominci a farti le domande, il dubbio. Ma non è che so io. Però poi ti ricordi che le volte che ti hanno ascoltato è andata bene. Quindi no, non puoi essere te. È semplicemente sfiga che non ti richiamano. E non ti fanno proprio dare neanche il primo provino e quindi non ti ascoltano. E se non mi ascoltano, non è che non sono bravo io. È che loro non mi ascoltano, cazzo! Quarto punto, questa è una cosa un po' più scontata e anche che non è neanche poi così che non la possono avere tutti, ce la possono avere di solito tutti quanti. Però va fatta. La patente, ragazzi, la macchina, soprattutto a Roma, vi dà una svolta incredibile. Cioè, voi non avete idea. Quando io vado a uno studio, ok, io poi sono anche fuori Roma, quindi è una spesa per me andare a Roma. E vedo che uno studio è vuoto, perché magari non c'è nessuno, o magari non c'è nessuno che ti si caga, ok? Io, in quella mezz'oretta di pausa, posso tranquillamente prendere la macchina e andare ad un altro studio. E ci arrivo in tempo per la fine della pausa, e magari becco qualcuno. In una pausa, una volta, quella di pranzo, che è un'ora, mi sono riuscito a girare 5 studi con la macchina. Sapete com'è la situazione dei mezzi a Roma, gli ATAC che esplodono, ok? Gli zingari con le ruote, tutte quelle cose lì, insomma, che vi rallentano il traffico e tutto il resto. Uno che va lì con i mezzi e si trova in quella situazione, che fa? Ti dà il biglietto dell'ATAC in faccia e basta, perché non può fare altro. Non ci arriverà mai a un altro studio, almeno che non è sculato di beccare uno studio vicino. Che ci sono alcuni che sono attaccati, però comunque ecco che te ne sei fatti due. Metti che pure il secondo non c'è nessuno, sei inculato. Io parlo comunque sempre di Roma, eh. Il mondo di Roma e di Milano co come doppiaggio sono due mondi completamente diversi. Ve lo dico, poi farò un video anche su questo. Comunque, passiamo al quinto ed ultimo punto, secondo me indispensabile per diventare doppiatore, le conoscenze. Perché si sa, il paese in cui viviamo non è il paese della conoscenza, ma il paese delle conoscenze. E le conoscenze come servono per qualsiasi lavoro, servono anche qui. E le conoscenze non è detto che siano parentele o favori che vi devono, ma semplicemente può essere anche un semplicemente essere notato da qualcuno che magari ha un minimo di amore per questo lavoro, che comunque sono pochi, ma esistono. E queste persone si ricorderanno di voi se gli farete rodere il culo perché magari sono costretti a scegliere qualcuno che è peggio di voi da qualcosa, da delle direttive del cliente o quello che è, però sanno che voi siete più bravi e quindi, quando si ricorderanno di voi, verrete messi in ballo e finalmente farete qualcosa. Le conoscenze sono, secondo me, anche un po' indispensabili, perché quando io arrivo davanti a un direttore e gli dico, guarda, io ho fatto il turno con coso, già è un po' meglio, secondo me. Poi dipende, magari becchi quello che invece si stanno sul cazzo e ti dice, ah, hai fatto il turno con quello, eh?
sono tipo dei leggendari dei Pokémon. Cioè, devi aspettare che ogni tanto sbuchino fuori da qualche parte, tipo, oh, l'ho trovato! E niente, vai lì e purtroppo però la Master Ball ancora non esiste. Bene, ragazzi, il video può anche finire qui. Spero che questi 5 punti vi siano che affini, così da poter continuare questo sogno. Come ripeto anche che ho detto all'inizio, questo è un mio punto di vista, ma penso sia abbastanza condivisibile e è dato anche dalle mie molteplici esperienze che non si sono fermate al avere culo, perché io, ragazzi, lo sapete, se mi seguite da un po', non è che, ecco, sono uno molto fortunato, ecco, dal punto di vista, per carità, salute, tutto a posto, ecco, domani mi trovano un tumore maligno sotto l'ascella. Comunque, buona fortuna, ragazzi, a me e a voi, e mi raccomando, guardate i miei video, perché sono i più belli del mondo, vaffanculo, cazzo.